Allora possiamo cominciare. Dunque, Calderon Raul Esteban, detenuto per questa causa, è collegato in videoconferenza. Ci dà atto della presenza la casa circondariale di Larino? Sì, buongiorno dalla casa circondariale di Campobasso. Si dà atto della presenza di Calderon Raul Esteban, nato il 26-2-69 in Argentina. E inoltre si dà atto che non c'è nessuna incompatibilità tra questo PG e il detenuto. Sì, no, quindi il collegamento è tutto a posto, i diritti della difesa sono garantiti, l'imputato sente l'audio? Sì, okay. Sì, sì, ma tutti i diritti della difesa. Va bene, sì, ascolti, è a Campobasso oggi, quindi non è più a Larino? No, no, il detenuto è a Larino, però è collegato da Campobasso. Da Campobasso, ah, sì. Va bene, quindi oggi è collegato da Campobasso. Benissimo, allora l'avvocato Moiraghi di fiducia presente. Buongiorno. E anche in sostituzione del collega avvocato Cagliazza. Poi per le parti civili abbiamo soltanto, vedo oggi, l'avvocato Siano. Sì. Quindi per Piscitelli Andrea assente, l'avvocato Ranalli. E arriva più tardi, comunque in questo momento lo sostituisco io. Sì. Siano per Delle Corale. Poi l'avvocato Siano è presente per Piscitelli Angela e Galli Maria Assunta. Che è presente Galli Maria Assunta presente Piscitelli Angela presente, Galli Maria Assunta assente, e sono qui come eredi della parte civile Piscitelli Bartolomeo. Poi l'avvocato Siano è presente anche per Piscitelli Angela in proprio presente, e per Galli Maria Assunta assente. Per quanto riguarda la composizione della Corte, allora diamo atto che oggi non è comparso il giudice Foresi, e invece sono presenti i giudici Andreoli e Neroni, che erano assenti alla scorsa udienza, e quindi procediamo alla rinnovazione mediante lettura dell'attività svolta. Allora, innanzitutto volevo dare atto che sono stati depositati alcune trascrizioni di intercettazioni telefoniche. Relazione sempre sulla base dell'accordo che le parti avevano, diciamo, formalizzato per tutte le varie comuni intercettazioni che già erano state richieste presso la Corte di Appello, nella Corte di Assise di Frosinone. E quindi abbiamo una serie di ritte, penso che anche la difesa è a conoscenza, ve li devo citare tutti, insomma sono quelli... No, c'è... non c'è bisogno, Presidente. Ok, perché sono stati depositati, comunque brevemente per il verbale, il ritte 1539/21. Poi il RIT 1811/21, 5327/21, 4487/19, 5599/20, 6286/19 e 5754/19. Questo per qua. E poi ulteriormente il RIT 5603/20. 5603/20. Questo per quanto riguarda le intercettazioni. Poi risulta anche depositato da parte del Pubblico Ministero il verbale dell'udienza in relazione udienza presso la Corte d'Assise di Frosinone del 6 giugno del 2023 in relazione alle testimonianze di Sandro Intrecciaglagli e il maresciallo Carlo Sabelli, che ho visto che è stata indirizzata anche alla difesa. Ma questo, c'è un accordo per l'acquisizione anche comunque tra le parti di questa? No, Presidente, solo una richiesta del 138. Noi l'abbiamo depositato anche per l'utilità di... i testi sono presenti. Sì, no, adesso poi come, la Corte su questo... No, come 238 l'abbiamo depositato, essendo, diciamo così, verbali di altri procedimenti dove ha partecipato anche la difesa e il medesimo imputato. Le questioni sono
diciamo, quelle afferenti, diciamo, le modalità di acquisizione delle chat dalla Francia, e quindi mi sembrava per una questione di utilità. Poi il test è presente per qualsiasi ulteriore chiarimento, ma insomma già su questo ho già deposto. Va bene, intanto vorrei, prima di dare la parola alla difesa su questo, se c'è questo consenso, perché su questi testi, su alcuni c'era stato, mi pare inizialmente si era detto che potevano essere acquisiti i relativi verbali, poi su questo c'è il consenso alla Presidente, io il 238... No, mi sto rivolgendo... Sì, no, a... solo per 238 non prevede il consenso. No, però è una richiesta, sì, che viene fatta ora, semplicemente... no? Diciamo, sì. Non è una richiesta fatta originariamente, sì, è una richiesta, chiaro, nel corso del processo. No, ma il test è presente, quindi... Sì, ma adesso allora oggi voi avevate posto delle questioni, avevamo già accennato che forse la Corte per esigenze organizzative interne non l'avrebbe potuta sciogliere prima dell'udienza di oggi, quindi non possiamo depositare l'ordinanza e quindi oggi in Treccellaghi a questo punto sarebbe opportuno non sentirlo, lo sentiamo la prossima volta perché vorremmo prima depositare l'ordinanza. Sì, Presidente, però se posso precisare, sì. Treccialagli era già nella nostra lista testi, perché i temi sono due. Uno afferisce alle acquisizioni delle chat che noi abbiamo depositato a Bimis in questo processo. E quindi era sostanzialmente... Sì, no, poi è anche indicato... per le nuove chat, chiamiamole così, quelle che attendono la decisione di codesta Corte. Quindi in Treccialaglie ha una... Ecco perché noi abbiamo depositato, siccome le chat che abbiamo depositato in questo procedimento sono le stesse che abbiamo depositato anche nel procedimento di Frosinone, siccome sul punto è stato sentito, su quell'acquisizione, è il motivo per cui abbiamo prodotto 238 lo stesso, però siccome, ripeto, nessuno vuole contrarre e poi è anche ad utilità della Corte che vuole comprendere nel migliore modo possibile che cosa è successo, quindi il test è presente, ma è presente, diciamo così, per la originaria indicazione in lista testi, per la seconda attendiamo ovviamente le decisioni della Corte. Questo, sì, giusto per sentiamo chiarire. Un attimo anche le altre parti, comunque per la parte civile non l'osserva la difesa? Sì, Presidente, in realtà è corretta la ricostruzione del pubblico ministero, perché in effetti il luogotenente in Treccialaglie era già stato originariamente indicato nella lista testi proprio per riferire sull'attività di indagine svolta con particolare riferimento all'analisi delle chat crittografate, tabulati eccetera. Però è anche vero che poi è stata posta, no? Una richiesta integrativa, quindi l'esame del luogotenente in Treccialaglie, poi era stato oggetto appunto di controdeduzioni difensive, poi c'è stata una nuova memoria dell'ufficio di procura e noi abbiamo anche depositato una successiva memoria che immagino sia stata, certo, okay, pervenuta e... acquisita al fascicolo, quindi oggi sostanzialmente in Treccialaglie doveva venire per essere sentito appunto su una serie di temi e circostanze sulle quali però era appunto in riserva la Corte, quindi io ritengo che sia assolutamente inutile, sarebbe una duplicazione di sforzo, di tempo, e quindi anti-economico processualmente parlando, sentire oggi in Treccialaglie e poi all'esito della richiesta del scioglimento della riserva della Corte doverlo poi eventualmente risentire, dovendo selezionare oggi peraltro poi le domande da porre, perché fino a quando siamo in riserva non abbiamo un perimetro definito di quelle che potrebbero essere le domande. Peraltro sulla richiesta di acquisizione dei verbali di trascrizione delle udienze tenute dinanzi alla Corte d'Assise di Frosinone, laddove la Corte ritenesse acquisibili, non fosse altro per avere già un tessuto dichiarativo da seguire e sul quale poi eventualmente svolgere ulteriori domande, proprio perché il tema è di interesse della difesa, chiederei di acquisire sempre come verbali di altri procedimenti le trascrizioni anche del 21 dicembre 2023 e del 22 aprile 2024,
che afferiscono la prima alla deposizione del testimone Landi Leonardo e la seconda alla deposizione del testimone Butini Giorgio. Sono testi che hanno riferito delle attività svolte in ambito Eurojust e Europol, quindi sono strettamente connessi al tema che viene esplorato dinanzi a questa Corte. Peraltro anticipo che la Corte di Assise di Frosinone ha ammesso l'audizione dei testimoni francesi della gendarmeria francese e siamo in attesa di ottenere la rogatoria per poter procedere alla loro escussione. Quindi rispetto a quelli, laddove dovessimo ottenere tale escussione, chiederemmo, potremmo già concordare di acquisire al fascicolo di questo dibattimento quei verbali. Presidente, mi perdoni per concludere, tanto più che sarà noto a tutti, è stata depositata anche la sentenza della Corte di Giustizia Europea il 30 aprile del 2024 che rafforza e rinforza le tesi difensive, è sostanzialmente allineata, questa è la mia interpretazione personale ovviamente, all'informativa provvisoria delle Sezioni Unite nostrane e quindi a maggior ragione, vista la potenziale inutilizzabilità o addirittura la necessità di espungere nell'ambito del procedimento penale avviato a carico di una persona sospettata di atti di criminalità, informazioni ed elementi di prova, se tale persona non è in grado di svolgere efficacemente le proprie osservazioni su tale informazione ed elementi di prova e questi ultimi siano idonei ad influire in modo preponderante sulla valutazione dei fatti, ritengo che a maggior ragione si debba attendere lo scioglimento della vostra riserva. Grazie. Sì, allora innanzitutto vorrei fare una premessa. Allora, al momento erano state poste questioni in relazione all'attività di integrazione che andavano un po' a riverberare senza formalizzarle espressamente questioni di utilizzabilità, il che, diciamo così, è un modo di procedere che obiettivamente, come dire, è abbastanza difficile da decifrare rispetto all'operatività dell'acquisizione istruttoria, nel senso che sostanzialmente si ribadisce il diritto a conoscere determinati passaggi e al tempo stesso già si pongono questioni, pur non facendole espressamente, ma di fatto già si pongono questioni di utilizzabilità. Allora il punto è, se sulle modalità con cui sono state acquisite queste dati di comunicazione, okay, si sono già svolte delle attività istruttorie anche nel procedimento di Frosinone, vertenti sul procedimento francese di acquisizione del dato, conseguenti diciamo così, come dire, condivisione di alcuni dati comunicativi con autorità giudiziarie europee, nella fattispecie italiane, mi sembra, al di là del fatto che sono inserite anche nella nostra lista testi, che o si rappresenta l'esigenza di sentirle su un punto diverso e specifico con cui non sono state sentite, se no mi sembra veramente una perdita di tempo anche nell'interesse dello stesso imputato andare a riduplicare quelle audizioni, sinceramente, che mi sembra assolutamente inutile. Dopodiché questo consente di superare verosimilmente in parte, forse a seconda di quelle che sono le emergenze, ma se sono stati già discussi nel procedimento di Frosinone e siete andati oltre, immagino che il vaglio potesse essere in quantomeno, diciamo, faccio una valutazione così di logica, diciamo, in vista poi di una valutazione di tipo probatorio che è del tutto diversa. Quindi è inutile che ci continuiamo a disperdere su questioni, no? Se sul dato di acquisizione si è comunque acquisito un dato spendibile probatoriamente, producetelo sul vostro accordo, dopodiché verrà valutato e se alla luce di quello sia necessario sentire altri, ma insomma è inutile che ci ponete questioni per poi doverle comunque sentire, no? Non so se sono stata chiara, vorrei anche una questione un po' di sì, pratica nella... Proprio sì, per sì, i tempi sì, anche dell'istruttore, allora, all'interesse insomma della, diciamo così, dell'imputato, perché sì, qui certo, i giorni corrono.
Allora Presidente, noi avevamo assolutamente acconsentito, quando all'epoca abbiamo fatto il riepilogo dei testi ancora da discutere, avevamo acconsentito alla produzione delle deposizioni che già sapevamo sarebbero state rese o addirittura erano già state rese dinanzi alla Corte d'Assise di Frosinone, e quindi restiamo fedeli a quel nostro assenso. E poi l'ufficio di procura ha chiesto di sentire, ha richiesto di sentire Intrecciaragli. Ma su un'attività di integrazione, adesso siamo in realtà, avvocato, però l'attività di integrazione nella memoria sono state poste questioni più di carattere generale, che non è che attengono all'attività tanto e solo all'attività di integrazione istruttoria che oggi viene chiesta dal pubblico ministero, ma più in generale attengono, diciamo così, sulla così, come dire, utilizzabilità, legittimità, utilizzabilità delle stesse criptociatte. Esatto. Di fatto è così, avvocato. Assolutissimamente sì, perché le modalità sono ovviamente indispensabile conoscere le modalità, certo. Ma non le modalità di acquisizione in Italia, cioè che ci vengano a dire come si compila un ordine di indagine europeo e come si ricevono i dati dalla Francia, non serve a nessuno. Sì, ma questi non testi che sono stati sentiti a Frosinone, che sono indicati anche nella nostra lista testi, hanno riferito di circostanze che riguardano i rapporti tra Europol, Eurojust e le autorità giudiziaria francese nel corso dello svolgimento delle indagini, quindi circostanze diverse. Quando lei parla di attività integrativa, attività integrativa è una, non è che è un'attività integrativa nel senso che finita, no, quella aspetta, vecchia, adesso non ci attardiamo su quello. Io sto solo dicendo sul procedimento di acquisizione della chat che ha fatto oggetto di richiesta da parte del pubblico ministero, come anche aborigine rispetto agli altri UE, ma che lei ha riproposto nella sua memoria, in cui sostanzialmente, diciamo, no, ha posto una serie di questioni attinenti all'acquisizione, ma in qualche modo anticipando questioni di inutilizzabilità, il che ha reso, diciamo così, come dire, un doppio livello delle proprie questioni, pur continuando a ripetere e non voler allo Stato formalizzare un'eccezione di inutilizzabilità, però di fatto ha anticipato una serie di questioni, no? Sì. Allora io dico, sulle modalità di acquisizione, per quello che è il dato conoscitivo riguardanti questi OEA, e se già sono stati, diciamo così, sentiti nel procedimento di Frosinone dei testi, per quale motivo dobbiamo reiterare questa audizione davanti a noi? Su questo no. Allora mi chiedo, il 238, perché non ci deve essere un consenso all'acquisizione di questi verbali? Produceteli come verbali sull'accordo delle parti. No, prima gliel'ho chiesto, lui ribadiva che era un 238, ho detto ma c'è un accordo delle parti, già mi pare si era ventilato, e lei scuoteva la testa, avvocato, mi sembrava detto, di capire. No, non c'è un accordo delle parti, nel senso che ne stiamo discutendo adesso per la prima volta. No, beh, l'avevate un po' detto su questo fatto di produrre questi verbali, dopodiché all'esito dell'audizione di questi verbali probabilmente alcuni aspetti potranno essere chiariti, forse, non so. Sì, Presidente, cioè gli aspetti che noi vogliamo chiarire sono gli elementi conoscitivi indispensabili per poi giudicare sull'autorizzabilità o meno. Però siccome Intrecciaragli non doveva venire a riferire soltanto sulle modalità, ma anche sull'identificazione dei soggetti, il contenuto delle chat, una serie di diciamo, informazioni che sono di tipo sostanziale, non procedurale, così avevo inteso io, insomma, la richiesta della Procura. Una precisazione, giusto per essere... Allora, sulle modalità di acquisizione delle chat, noi diciamo, siamo assolutamente, l'abbiamo chiesto e lo reiteriamo, siamo d'accordo a produrre qualsivoglia verbale che afferisce anche di altri, qui ne stiamo producendo altri, per esempio il maresciallo, il luogotenente, adesso non ricordo quale sia il grado del ROS, eccetera, cioè tutti i soggetti che ha... Frosinone sono stati sentiti sulla procedura di acquisizione. Poi le questioni di utilizzabilità, diciamo le questioni sollevate dal Landesgerichtshof di Berlino, quello è un altro paio di maniche, quello afferiscono all'utilizzabilità, quindi non voglio entrare su questo. Intrecciaraglie oggi noi l'avevamo, come dire, citato con una doppia velocità, uno diciamo così che comunque poteva essere inutile e se lo sarà inutile ne siamo felici sulle modalità di acquisizione perché produciamo i verbali della sua testimonianza a Frosinone, poi era stato già citato in attesa dell'ordinanza. Se l'ordinanza ancora non c'è, Intrecciaraglie può benissimo, come dire, tornare a casa e ritornerà, se necessario, insieme e dopo
il colonnello, che sono, diciamo così, le due testimonianze, alcune delle testimonianze che abbiamo chiesto in ragione delle indagini integrative. Quindi, dal nostro punto di vista, siamo d'accordo, il Afrosinone è stato scandagliata, diciamo, da un punto di vista di acquisizione degli elementi di fatto, la procedura seguita dall'autorità giudiziaria italiana per il tramite della polizia giudiziaria, e quindi possiamo acquisire tutto. Poi, a tempo debito, faremo tutte le questioni sull'utilizzabilità. Per quanto riguarda, se necessario, ma io mi avvalgo sempre del principio iura, no, it curia, perché la sentenza della Corte di Giustizia è stata depositata, e quindi, diciamo, io ce l'ho qua, se la volete, diciamo, ve la posso produrre, ma insomma, diciamo, non è un problema, lo affronteremo in un momento diverso. Adesso stiamo cercando di scrutinare i fatti, poi le valutazioni giuridiche le facciamo in un altro momento. Quindi noi siamo d'accordo nella produzione dei verbali, anche se l'accordo non è nemmeno necessario. È necessario, infatti. E poi chiediamo, a questo punto siamo pronti a produrre ulteriori verbali che afferiscono sempre, diciamo, come dire, le fasi materiali di acquisizione. Cioè, noi avevamo anticipato la trasmissione soltanto delle trascrizioni di Sabelli e Intreccialagli, perché Intreccialagli è citato per oggi, ma con l'intenzione di produrre le trascrizioni anche degli altri testi, compresi quelli che ha citato la difesa, che hanno già riferito a Frosinone. Quindi su questo punto non c'è nessuna questione da parte nostra, ecco. Cioè, siamo assolutamente favorevoli.
Allora, scusate, sull'attività di acquisizione del dato comunicativo poi arrivato in Italia tramite l'OIEI, avete svolto un'attività istruttoria presso la Corte d'Assisi di Frosinone? Sì? Sì? Sì. Sì. Allora, su questa attività c'è la... perché è inutile disperdere le nostre energie se i temi sono quelli e li avete arati come ritenevate, salvo che noi alla lettura non riteniamo di dover magari sentire il test su una circostanza specifica. Quindi su questo c'è l'accordo e quindi c'è una produzione sull'accordo? Sono questi i verbali relativi all'attività di acquisizione dei dati, diciamo, di procedurali di acquisizione dei dati criptati? Questi sono i verbali, questi tre verbali? No, sono di più. Io avevo selezionato ovviamente quelli che di Europol. Quelli che interessano la parte di acquisizione del dato. Poi ovviamente io ho visto che nel verbale inquadrato al PM ci sono lunghe pagine che non riguardano il procedimento di Roma, evidentemente. Esatto. Quali sono questi verbali? Ora li avete, li potete produrre? Da questi verbali si evince la procedura, secondo il vostro punto di vista? Si evince la procedura? Sì, una procedura parziale per quello che erano in grado di riferire. Ma certamente, ovviamente, perché loro potevano conoscere alcuni passaggi, verosimilmente, no, della procedura. Poi ci sono anche dei dati ufficiali di Eurojust, però, sulle procedure di acquisizione delle CryptoChat. Non sono dati, cioè sono dati ufficiali, no? Depositati no, da Eurojust. Come no? No. Sono stati pubblicati sulla piattaforma di Eurochat. Allora, legga questi verbali e resterà sorpresa di tante cose che non rispondono. Diciamo, non credo si sorprenda. Si sorprende solo lei. Se mi sorprendo solo io. Sì. Va bene, quindi diciamo questi verbali ce li avete oggi, ce li potete produrre? Sì. Dunque. Salvo verificare se ce n'è sfuggito qualcuno. Ma la difesa ce li ha anche, la difesa c'ha i verbali, no? Quindi sono questi i verbali che interessano l'acquisizione del dato comunicativo? Perché io... Presidente, siccome non ero, ripeto, sapevo che oggi avrebbero curato il deposito di questi due perché ce l'hanno comunicato e quindi sapevamo. E allora, rispetto ai due che andavano a depositare oggi, noi abbiamo preparato altri due che vanno a completare, ma non esaurire, l'istruttoria dibattimentale di Frosinone su questo punto. Quindi se volete la completezza e l'interezza dobbiamo necessariamente fare un elenco. Qual è l'aspetto che non è stato esaurito secondo le prospettazioni della difesa? No, secondo le scusi Presidente, no. L'accusa che chiede di produrre, noi integriamo la produzione dell'accusa. Cercate di farci capire, perché ci date gli atti di Frosinone, va anche bene. Non sono tutti però, questo stavo dicendo. No, dico, alla luce dell'istruttore svolta a Frosinone, che è certamente più avanti di noi, perché ha affrontato forse questioni anche diverse, in parte le ha fatte, non lo so, ha cominciato prima, non lo so, è più avanti, questi temi li ha affrontati a giugno dell'anno scorso. Quindi mi chiedo, quali sono gli aspetti rispetto alle questioni poste a noi? Rispetto a questa produzione odierna? Rispetto mancherebbe? Sì. E in generale rispetto allo stato dell'istruttore di Frosinone, sul punto delle modalità di acquisizione dei dati. Allora, ripeto, se parliamo di modalità di acquisizione dei dati, l'Italia, cioè quello che ha fatto l'Italia verso la Francia, è esaurita, non c'è nient'altro che dobbiamo fare. Avremmo gradito sentire anche il dottor Filippo Spiezia, perché era il membro che ha poi trasmesso i provvedimenti dell'autorità giudiziaria francese alle procure distrettuali italiane. Mancherebbe in questi verbali Mosele, credo, perché noi oggi depositiamo Europol e Mosele invece era Eurojust, quindi al limite potremmo, per una completezza di informazione, integrare con la deposizione di Mosele. Ecco, questo in più rispetto a quello che andiamo a depositare oggi. Quindi sulla parte di acquisizione del dato svolto in Italia credo non ci sia altro aspetto da approfondire. Manca tutta la parte dell'acquisizione del dato in Francia e poi dalla Francia come si è arrivati alla notizia in Italia dell'esistenza di quel dato e poi da lì a seguire la procedura che abbiamo scandagliato.
Allora, intanto c'è una produzione, mancherebbe un verbale, quindi il verbale di Mosele? Allora, io avevo preparato, 19 ottobre 2023, perché c'è anche la deposizione del colonnello Ferrara, duplice peraltro. Sempre sulle acquisizioni, Quindi sia quella del 19 ottobre 2023 che l'ultima 22 aprile 2024, quando è stato sentito anche Butini. Ok. Poi a Frosinone è stata acquisita anche, c'è stato il consenso delle parti, la deposizione resa in altro procedimento dal colonnello dei Ross Angelo Antonio, che quindi sarebbe utile avere anche qui, perché ha riferito sul ruolo dei Ross in questa vicenda. Non è stato sentito a Frosinone, è stato sentito nel procedimento a carico di Molisso, ma a Frosinone è stata acquisita con il consenso di tutte le parti la trascrizione relativa alla deposizione nell'udienza dibattimentale. E queste il pubblico ministero è già in grado di produrle. Mancherebbe Mosele lo possiamo portare alla prossima. Sì, Mosele, e lei aveva indicato anche un altro soggetto. Landi, questo Landi. Già ce l'abbiamo. Quelle non le abbiamo. Quindi Mosele, ci riserviamo la prossima volta, portiamo. No, che sono del 21 dicembre 2020. Sì, ve li facciamo avere prima della prossima udienza. Sì, sì, così noi nel frattempo depositiamo la nostra ordinanza. Quindi allo Stato, diciamo, per quello che riguarda il dato che poteva essere offerto dai testimoni di PG italiani, è stato 22. Completamente acquisito. 22 aprile? Sì, sì. Allora, è sull'accordo quella... delle parti vengono acquisiti i verbali degli esami resi davanti alla Corte d'Assise di Frosinone nel parallelo procedimento a carico di Calderon, nelle date. Allora, 12... sì, me li dà, così cito i testimoni che qui lei ha fatto riferimento e le relative date. Va bene, questo è per la... ancora non stiamo neanche assumendo la prova, possiamo proseguire però nella... Sì. Adesso le trovate qui. Sì, adesso sì, faccio precisare. Allora, adesso io cito, diciamo così, le udienze e indico però i testi che mi avete citato, perché l'acquisizione è limitata, diciamo così, al test citato per la parte di interesse, evidentemente. Cioè... Possiamo, Angela? Vabbè, io ho scaricato tutta la trascrizione, non ho fatto... Sì. No, no, aspetti, allora, nelle date... Allora, dei seguenti testi nelle date. Allora, D'Angelo Antonio Massimiliano, udienza 12-10-23. Questa è nell'ambito del procedimento nei confronti di Molisso, acquisito nel procedimento. Sì, sì. Sì. No, giusto, aspetti, questo aspetti, è solo per. Angela, lasci stare questa, gliela dico alla fine questo. Quindi sono allora Landi Leonardo, teste Landi Leonardo, udienza 21-12-23. Sì. Allora, questa udienza 19-10-23, il teste dovrebbe essere Ferrara Dario. Poi udienza 22-4-24, è sempre il test Ferrara Dario e Butini Giorgio. Poi sull'accordo delle parti viene acquisito da altro procedimento il verbale dell'esame reso dal teste D'Angelo Antonio Massimiliano
nel procedimento a carico di Molisso Giuseppe, udienza 12/10/23. Poi le parti si riservano, lo farà il pubblico ministero, quindi sull'accordo delle parti il PM si riserva di depositare il verbale di esame dibattimentale davanti alla Corte di Assisi di Frosinone del test Mosele Marco, che era un test in realtà della difesa. Scusate, stiamo controllando le vostre liste testimoniali, quindi diciamo che in relazione agli atti che aveva prodotto fuori udienza il pubblico ministero di cui abbiamo parlato prima, no? Il verbale dell'esame dibattimentale dei testi Sabelli e Intrecciaragli, Sabelli già indicato anche dal PM nella propria lista e anche Intrecciaragli, quindi su questo anche abbiamo, per quello che concerne sempre l'attività di acquisizione, l'accordo delle parti per Intrecciaragli e Sabelli? Sì? Sì, sì, poi se sì. Intrecciaragli e Sabelli verranno sentiti, ovviamente sì, senza che ricominciamo domande... a rifare tutto, sì, 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 certo, diverse su... approfondimento rispetto ai temi già. Quindi sull'accordo delle parti vengono poi acquisiti il predetto verbale, quindi relativo alla testimonianza di Sabelli e Intrecciaragli. Ok. Quindi guardando le liste testimoniali, c'è riserva, abbiamo detto, per Mosele, l'abbiamo già messa a verbale. C'è stata il colonnello Ferrara che è stato oddio, il colonnello Ferrara a Frosinone è stato sentito sì, no, volte. Quindi tornando alla lista diciamo così difensiva, siccome il colonnello Ferrara è stato indicato sempre in relazione a questo tema di cui stiamo parlando nella lista difensiva, quindi quello che doveva riferire su queste modalità di acquisizione del dato, eccetera, l'ha riferito nel procedimento di Frosinone il colonnello Ferrara? Sì? Quindi diciamo no, per capire. Sì, dovrebbe essere già
verbale che abbiamo depositato dove veniva stato sentito quindi Putin. Quindi diciamo Ferrara è stato già sentito. Sì. Sabelli è stato già sentito, Intrecelagli per le parti diciamo relative all'attività principale è stato già sentito. Rimane della lista difensiva, ma Spiezza mi sembra che alla fine non viene sentito neanche a Frosinone. No, non Spiezza... è venuto. Ma Spiezia riferirebbe quello che fa parte della nota già depositata sulla piattaforma di Eurojust. È stata revocata l'ammissione da parte del Frosinone. Non ho capito, Presidente. Cioè, perché c'è un documento che è stato già prodotto dal Pubblico Ministero relativo alla informativa che nell'ambito dei suoi compiti istituzionali il rappresentante italiano di Eurojust ha fatto alle autorità interne in relazione all'acquisizione dei dati criptate. Non ho capito, qual è? Scusa. Quella di settembre 2022. La trasmissione dei provvedimenti di autorizzazione, certo, dell'autorità giudiziaria. Ah, ok, sì. Quindi Spezia... No, assolutamente Spezia, non c'è rinuncia, assolutamente. Spezia, fino a che voi non ci impedirete di sentirlo, lo teniamo perché mancano grandissimi pezzi che invece Spezia potrà sicuramente chiarire. Vabbè, e proprio all'esito delle deposizioni che leggerete si verrà resa manifesta la decisività della sua testimonianza. Quindi i testi che sarebbero stati ammessi a Frosinone sono Gutier e Lamboi? C'è anche un terzo test. Non visto. Era delle nostre liste, però. Era della lista... Va bene, questi qua. Ma nella lista qua sono Lamboi e Gutier. Questi sono i due testi francesi, sostanzialmente. C'è neanche un altro... Sì, ma non è indicato. Io sto guardando le nostre liste. Okay, sì. Quindi Ferrara ci può essere rinuncia a questo punto al test Ferrara, mi rivolga alla difesa. Sì, Presidente, certo. Per quello che concerne la prova testimoniale dedotta dalla difesa, perché poi Ferrara è indicato invece come nell'attività integrativa, no? Quindi fa parte di altro tema, d'accordo? Quindi allora c'è rinunzia al test Ferrara sulla circostanza dedotta nella lista difensiva al numero 111. E la Corte ne revoca l'esame. A questo punto revoca anche l'esame di Sabelli, per quello che concerneva il dato dedotto dal Pubblico Ministero nella lista al numero 51. E anche Intrecelagli su punto, diciamo Intrecelagli. Sì, ma Intrecelagli parla della prima parte che è relativa. No, la prima parte la possiamo dare per acquisita. Sì, ma il resto atteneva alle chat di Frosinone, leggendo insomma la trascrizione del verbale, il resto attiene ad un'analisi, diciamo così, della valutazione, analisi e lettura delle chat relativamente alla vicenda di Frosinone, che insomma non è di stretta attinenza di questo procedimento. Va bene. A questo punto, diciamo, siccome noi l'ordinanza non l'abbiamo ancora depositata, a questo punto rinviamo Intrecelagli alla prossima udienza, perché tanto noi aspettiamo il vostro ultimo verbale e poi comunque depositeremo la nostra ordinanza, la valuteremo alla luce di quelle che sono, speriamo di aver compreso le deduzioni delle parti, perché un altro discorso di metodo volevamo invitarvi, fermo restando che le parti hanno la facoltà di depositare memorie, però questo continuo intrecciarsi di memorie dopo le udienze, allora se le questioni vengono esaminate in udienza, se le parti non sono in grado di dedurre compiutamente, come è ben possibile, non ci sarebbe nulla di male, e la Corte preferisce dare un termine alle parti per poter dedurre, ma una volta che è stato dedotto, questo mi riferisco a tutte le parti, quello che si deduce in udienza rimane cristallizzato nell'udienza, perché altrimenti noi andiamo a rincorrere memorie su memorie, poi le controparti mandano ulteriori memorie e la Corte ha un contraddittorio un po' dal punto di vista della corretta comprensione di tutte le problematiche esposte, un po' diciamo così amputato, perché poi rimane quello che è scritto, non sempre chiarissimo, non sempre in stretta correlazione con la memoria dell'altro.
Quindi vi prego, per il futuro, insomma, se non si può dedurre in udienza, nulla questio, la Corte preferisce darvi un termine, però una volta che si dà il termine si deduce possibilmente con una memoria anticipata rispetto al momento della discussione, in modo che ciascuna delle parti sia in grado di completamente articolare la propria posizione. Questo vale per il futuro. Allora, intanto possiamo liberare Intreccialagli, lo possiamo far entrare un attimo così... Vabbè, anche Sabelli stanno insieme. Ah, se ci date anche la sentenza della Corte di Giustizia, sapevamo che doveva essere adottata, però magari se avete già una copia ci no, vabbè, ma è venuto l'accompagnato e glielo diciamo che non deve essere più venuto. Sì, adesso lei intanto venga qua, si accomodi, buona figlia, venga, ecco. Intanto venga che si accomodi. Questa è la versione in italiano, perché l'ufficiale non è quella in italiano. È francese, immagino. Allora, diamo atto quindi che il Pubblico Ministero deposita la sentenza emessa dalla Corte di Giustizia Europea in data 30 aprile 2024. In relazione al tema delle criptochat. Va bene, allora, siccome noi avevamo una... la sentiamo alla prossima udienza, luogotenente, la ringraziamo. Buona giornata. Arrivederci. Sarà un modo di dire. Oppure inconsciamente. Va bene, allora, dottor Bonafiglia. Buongiorno. Allora, dica soltanto nome e cognome, già in atti generalizzato. Sono Vincenzo Bonafiglia, nato a Roma il 22 gennaio 1983. Bene, lei doveva rispondere sull'ultimo incarico che le era stato conferito. Sì, l'integrazione peritale, sostanzialmente la trascrizione di un colloquio in carcere riprodotto dalla società di intercettazione area telecomunicazioni in video, un videocolloquio, il RIT è il 5603 del 2020, gli interlocutori Bennato Leandro, gli altri due interlocutori nel corso del colloquio si sono chiamati tra di loro, verosimilmente sono i cugini, ovvero Walter, verosimilmente Raschi Walter e Fabio, Fabie, viene chiamato Fabie. Non ci sono stati particolari problemi, se non per il riverbero degli altri interlocutori, degli altri colloqui all'interno della sala colloqui, però tutto quanto bypassabile attraverso i microfoni ben posizionati sulla postazione del colloquio. Quindi non ha creato poi problemi di comprensione, quindi di reale trascrizione del dato comunicativo? Assolutissimamente no. Va bene. Vediamo se ci sono domande delle parti, la difesa, la parte civili, nessuno? Va bene, allora grazie. Grazie diamo a voi. Atto che è stata già depositata. Buon lavoro, arrivederci. Grazie, arrivederci. Ok, anche l'istanza di liquidazione, perfetto. Grazie dottore, arrivederci. Allora, possiamo sentire gli altri testi che erano previsti per oggi? Aspetta, prendi la cosa di Valentina. Poi ti facciamo Valentina.
Sì. Batistoni, per favore. Ma forse anche di quella di Papà Panna, proprio di quella che ci sono spuntati questi. Originale, originale. Questa non l'ho messo. Preferisce questa tu, dove già no, dice che è quella originale. Quella originale. Perfetto. Battistoni questo. Prego, si impegna a dire la verità? Sì, devo leggere la formula. Certo, sì, ad alta voce. Consapevole delle responsabilità morali e giuridiche che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto a mia conoscenza. Benissimo. Allora, le sue generalità? Danilo Battistoni, sostituto commissario della Polizia di Stato. Bene. La difesa, prego. Grazie, Presidente. Buongiorno. Senta, dovrebbe gentilmente intanto riferire presso quale commissariato svolgeva o ancora attualmente svolga servizio nell'agosto del 2019? Commissariato di PS Tuscolano. Tuscolano, e a tutt'oggi sì. Si trova lì. Ora dovrebbe gentilmente riferire alla Corte se abbia svolto ed eventualmente quali attività in occasione del fatto omicidiario che si è verificato il 7 agosto 2019 presso il Parco degli Acquedotti via Lemonia. Siamo intervenuti nell'immediatezza in quanto ci avevano segnalato alla sala operativa che era stata attinta una persona con colpi d'arma da fuoco. Siete stati, quando lei dice siamo stati, lei e quanti eravate di agenti? Io e un'altra pattuglia del commissariato. E siete stati i primi a giungere sul posto? Poi c'erano già altre pattuglie? C'erano un'altra pattuglia che era dell'ufficio di prevenzione. Ufficio sicurezza e prevenzione. Sì. Senta, oltre a quindi ad aver raggiunto il luogo dell'agguato, e ha svolto poi successivamente attività investigativa? E se sì, quale? E l'unica attività che noi abbiamo svolto, abbiamo nell'immediatezza assicurato la zona intorno all'evento dove era il corpo della persona defunta. Vi siete assicurati voi, o se non lo ha fatto lei mi dirà di no, della presenza di telecamere, videocamere di sorveglianza nell'area circostante o limitrofa al luogo dell'agguato? No, perché poi subito dopo sono intervenuti altri colleghi della squadra mobile, della scientifica e anche della DIGOS. Senta, lei ricorda di aver acquisito delle immagini di videosorveglianza? No, non ricordo. Allora, per aiuto alla sua memoria, sì, le grazie. Rappresento che ovviamente è da lì che abbiamo poi tratto il suo nominativo. Abbiamo un verbale di richiesta di immagini di videosorveglianza all'attività denominata Meo Pinelli. E questa richiesta viene sottoscritta da lei, ispettore superiore forse sì, all'epoca Battistoni, sì. E assistente capo Ceccacci. Sì. Ora ricorda meglio? Sì, quella però non è stata fatta forse contestualmente all'evento. È stata fatta 7 agosto alle ore 23:30. Dopo l'evento, diciamo. Sì, beh, certo. Sì, no, pensavo che fosse... Sì, diciamo già era successo e abbiamo collaborato su direttive dei dirigenti dell'epoca per fare tutte un eventuale a largo raggio acquisizioni delle immagini. Ecco, quindi ora sì. Ricorda di aver sì, acquisito sì, le immagini? Sì, no, io pensavo che lei focalizzava l'evento.
No, zone limitrofe, sì, circostanti, sì, all'area, sì, ecco, sì, perché Meo Pinelli dove si trova? Si trova un po' distante da dove è successo, si trova all'altezza di Piazza Cinecittà. Piazza di Cinecittà. Sì. Avete preso le immagini da questa attività perché conoscevate la presenza di un impianto di videosorveglianza o perché avete battuto tutta l'area, tutta la zona? Tutta la zona. Tutta la zona, quindi sì. Queste erano le uniche telecamere disponibili sulla strada che probabilmente voi avete individuato come un percorso, forse? Lì abbiamo, sì, abbiamo, a parte che abbiamo chiesto proprio a largo raggio le immagini, e di cui quella me ne sono interessato io nella richiesta, poi altri colleghi hanno fatto altre, insomma il quartiere Tuscolano fu abbastanza monitorato per vedere dove erano impianti di videosorveglianza. Senta, perché noi abbiamo anche una nota in cui si fa riferimento in maniera generica a altri sistemi di vigilanza dai quali si sono acquisite le registrazioni e che hanno consentito di visionare l'ultima posizione dello scooter che si dava alla fuga dopo il fatto omicidiario su direzione Piazza Quinto Curzio. Lei si è, intanto le faccio la domanda, se no giustamente lei non mi può rispondere, lei si è occupato solo dell'estrazione delle immagini o ha partecipato anche alla loro visione? No, solo alla richiesta. Solo alla richiesta, sì. Quindi lei ha fatto una attività di verifica dell'esistenza di questi impianti, sì. E ha acquisito. Esatto. E per quanto a sua conoscenza, oltre a queste di Meo Pinelli, lungo la strada diversa da Via Lemonia, sono state acquisite altre immagini da altri impianti di, sì, videosorveglianza? Sì, però non so dirle perché ci siamo un po' divisi il lavoro fra gli altri colleghi e gli altri uffici anche interessati per l'indagine. E lei, che comunque è di quel territorio, no? Conosce bene evidentemente, no? Piazza di Cinecittà, commissariato, sì, Toscolano, eccetera, quali sarebbero gli altri impianti di videosorveglianza utili su quella direttrice? Presidente, io voglio dire, io sto buono, però diciamo c'è un'opposizione nel momento in cui il test ha detto altri colleghi, ma non so, hanno acquisito, ovviamente, diciamo, io mi sono occupato di acquisire queste immagini, vorrei capire, diciamo, l'ammissibilità e la pertinenza rispetto, è in Fieri, cioè sì, sì, ci sono in zona, tra l'altro come fa, voglio dire, allora il test la domanda sa, ho capito, il punto dell'opposizione del professore è chiaro. C'è sempre il 111 della Costituzione. Diciamo che penso che l'interesse della difesa sia sapere se siano state, per quello che ha conoscenza, acquisite con certezza altre telecamere, altre registrazioni di altre telecamere sul percorso, non so se lui però sa esattamente qual è stato il percorso, qual è stato l'ipotizzato percorso. Forse per una questo premessa... gli ho chiesto se avesse anche visionato, se fosse a conoscenza forse possiamo chiedere. Perché lei gli ha chiesto se ci sono cose utili, no? Così è un, sì, pochino troppo generico obiettivamente. Sì. No, vediamo se lui sa come dato investigativo che siano state acquisite altre telecamere sul percorso che è stato parzialmente ricostruito, se lei lo sa se è stato ricostruito un percorso. Non le so rispondere perché in pratica, come già detto prima, l'indagine è stata, diciamo, presa in carico dalla squadra mobile. E lei si è occupato solo di questo? Io solo quello che comunque, anche sempre dietro le direttive dei funzionari che all'epoca dirigevano le varie fasi preliminari dell'indagine. Vabbè, quindi non credo che posso farci. Vabbè, sa che altre squadre, altri agenti hanno quello si che ha detto prima, si è tacciato, sì, la zona, esatto, e acquisito altre anche immagini. Perché è molto vasta, come all'inizio non si sapeva quali fossero le direttrici, di conseguenza avete preso a tappeto. Abbiamo preso un po' a tappeto su tutta la zona. Quindi voi soltanto quelle di Meo Pinelli, sì, come commissariato Tuscolano? Che a me mi risulti, sì. Senta, sulla diciamo, quando avete acquisito queste immagini, ricorda se la telecamera avesse un impianto di registrazione H24 con sovraimpressione delle immagini in epoca successiva, se abbiate selezionato un determinato orario, se abbiate estratto tutta la memoria
insomma, ricorda le operazioni che avete svolto? Allora no, le spiego perché noi facciamo, io ho fatto all'epoca solamente la richiesta delle immagini, tant'è che poi il titolare dell'esercizio commerciale poi mediante un suo tecnico ci ha dato un supporto, mi pare che all'epoca fu una pennetta dove in pratica c'era la registrazione delle registrazioni. Quindi vi venne consegnata su e poi noi l'abbiamo comunque dato poi alla squadra mobile che hanno effettuato i vari accertamenti. E quindi la richiesta di appunto questa acquisizione di immagini che io leggo compilata, che contiene questa richiesta, le riprese dalle ore 18 del giorno 7 agosto 2019 alle ore 19:30 del giorno 7 agosto 2019 è frutto di diciamo un ordine impartito a esatto, voi esatto. da altri funzionari pubblici ufficiali, funzionari. Sì, dai dirigenti che all'epoca giunsero sul posto e comunque coordinavano tutte le attività info-investigative. Quindi non è il frutto di una vostra diretta no. osservazione delle immagini e selezione del periodo utile, diciamo così, no. ma voi avete eseguito quello che vi era stato chiesto e quindi l'indicazione di quest'arco temporale non è di vostra iniziativa, ma è in esecuzione di un ordine che sì, vi era stato impartito. Esatto. Va bene, grazie. Domande delle altre parti? Grazie, si può accomodare. Grazie. Allora, chi sentiamo adesso? Chi sono i testi presenti? Posso sapere? Sì. Basta, credo. È arrivato qualcun altro, no? Campiani è arrivato. Sì, farei entrare De Rosa perché De Rosa è ancora veloce. De Rosa. Avvocato, scusi, ci aiuta un attimo, qual era il numero del test secondo la sua lista? Battistoni? È lista integrativa, Presidente. Chi era? Lista integrativa. Allora, per quanto riguarda la riprese delle immagini, sia del test che abbiamo appena discusso, Battistoni, che del test odierno, non c'è il consenso della parte all'utilizzazione delle immagini, eh? Quindi lo dico per i video operatori. Allora, prego. Buongiorno. Allora, buongiorno. Si impegna a dire la verità e poi ci dà le sue generalità. Allora, consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto a mia conoscenza. Sono l'assistente capo coordinatore della Polizia di Stato, in forza al reparto scorta della Questura di Roma e al momento dei fatti invece in forza al commissariato di PS Romanina. Bene. De Rosa Luigi, quindi. La difesa, prego. Buongiorno. Buongiorno. Luigi. Senta, noi l'abbiamo convocata per riferire in merito ad un'attività di servizio da lei eseguita in data 4 agosto 2019 in Viale Antonio Ciamarra, esattamente al civico 115, su invio della sala operativa per un furto. Ora intanto le chiedo se ha memoria di questo episodio, altrimenti poi... Allora, memoria non ne ho e non ho neanche atti in ufficio in merito a questa cosa, quindi non sono riuscito a reperire niente rispetto a questa cosa, l'ufficio non mi ha dato niente. Allora, risulta ovviamente dalla CNR del commissariato di PS sezionale Romanina del 6 agosto 2019, ove lei all'epoca prestava servizio, sì.
una notizia di reato iscritta a carico di ignoti per un furto aggravato commesso ai danni di Perugini Casoni Paolo. Ok. Ora, ricorda questo evento? Anche perché era un furto un po' particolare. Beh, questo che era particolare, magari lo mettiamo all'avvocato. Scusi un attimo, in che senso particolare? Era per il test è un furto. Perché era un appartenente alla Polizia di Stato. Vabbè, però diciamo non quindi non era una persona comune. Non introduciamo elementi... l'episodio innanzitutto? Non ricordo l'episodio. Non ricordo l'intervento. Abbiamo un atto comunque a firma del CNR. Allora intanto glielo possiamo, certo, in aiuto alla memoria, lo possiamo autorizzare alla lettura. Sì. Prego. Un po' pasticciata. Aspetti che vediamo se ne abbiamo un'altra, perché la mia è... Quindi diamo atto che viene esibito il test ai fini per lettura in aiuto alla memoria, la nota a propria firma del 6 agosto 2019. Ok, sì, prego. Sì, dovrebbe gentilmente riferire alla Corte quindi qual è stata l'attività da lei espletata in quell'occasione. Allora, la sala operativa ci ha mandato su questo intervento perché aveva chiamato l'utente che poi veniva identificato come appartenente alle forze dell'ordine. Il signore ci riferiva di essere entrato nel bar e di aver parcheggiato il motorino e antistante la strada di essere entrato nel bar. All'uscita dall'esercizio commerciale non rinveniva più lo scooter di propria appartenenza. Ci faceva notare però, con poi anche poi
chiamato il sottufficiale del commissariato, che all'interno del motorino c'era il suo zainetto con all'interno sia la pistola d'ordinanza che la placca identificativa. Noi abbiamo preso atto di quanto dovuto, accompagnato il Perugini in commissariato, che formalizzava poi il tutto con il nostro sottufficiale, perché poi a quel livello poi doveva intervenire per forza il sottufficiale, in quanto c'era un'arma di servizio che poi era stata rubata. Il signore poi ci riferiva inoltre che non aveva chiavi, altre chiavi a disposizione, quindi era stato proprio asportato il motorino lì davanti. Senta, a che ora vi ha inviato la sala operativa? L'intervento 18:15, quindi mediamente intorno alle 6, il tempo poi materiale di arrivare sul posto. E, il posto quindi vi veniva indicato esattamente come viale Ciamarra? Sì, la sala operativa ci indica la via, il civico e l'adiacenza qualcosa. Senta, nella richiesta di intervento quindi qual era il motivo? No, il primo reato che veniva denunciato nella richiesta? Furto di un motorino. E quando voi apprendete invece che all'interno del... Quando abbiamo identificato il soggetto che ci diceva di essere un appartenente ai ruoli della polizia e che all'interno dello zainetto e all'interno dello scooter c'era lo zainetto. Lui non aveva riferito questo al telefono, alla sala operativa. Ma voi come lo avete identificato? Con il tesserino ministeriale. Quindi era in possesso del tesserino? Senta... Nel momento in cui voi avete poi appunto incontrato questo soggetto e gli avete chiesto se avesse bisogno di un'ambulanza, di un medico? No, perché era un furto di un ciclomotore, a lui non era stato fatto niente, quindi non sono domande che poi si prestano alla persona. No, nel senso, l'avete trovato in buona salute o aveva necessità di un intervento? Io, diciamo, c'è opposizione, no, va bene tutto. Io vorrei ricordare che stiamo parlando dell'omicidio di Piscitelli. Ma sì, a favore, ecco, no, voglio mistero. Facciamo esaurire la deposizione, tanto diamosi il test, visto che è intervenuto per un furto di motorino, non ricordava neanche l'episodio. Alla luce della lettura del verbale, in tutto ricorda qualcosa, perché adesso la difesa le fa una domanda su qualcosa che non è relazionato nella sua relazione di servizio. No, ma non c'è stato il bisogno di nessuna ambulanza, perché il signore è uscito dal bar, l'abbiamo visto in piedi, ha parlato con noi, non aveva un malore, non stava nulla proprio di manifesto che lei abbia potuto osservare. No, anche perché poi è venuto in commissariato con noi per tutti gli atti poi della denuncia e tutto quello che poi è successo. Senta, non so se credo abbia sia la denuncia di furto e poi c'è stato anche un seguito, potrebbe riferire su questa doppia acquisizione di denuncia? Ma ora non l'ha fatta lui? No, allora io veramente c'è opposizione. Non l'ha fatta lui la denuncia? Ha spiegato, è intervenuto un ispettore superiore per questo motivo. C'è una denuncia agli atti? C'è la denuncia agli atti, producete tutto quello che volete. Sì, è già prodotta. È inutile che facciamo domande, che ha detto non si ricorda, non ha preso nessuna denuncia. Ha preso una denuncia successiva lei? Non può, un altro livello gerarchico. Quindi non... Sì, poiché ha redatto la comunicazione di notizia di reato che... No, avvocato, la comunicazione non la redigo io, la redige il sottufficiale in merito agli atti che io fornisco. Quindi lei è persona indicata come grado di riferire... A mia firma c'è solo la notazione del primo intervento, la CNR è fatta a seguito... È vero che risulta il mio nome, ma viene stilata poi dall'ispettore di turno. Vabbè, come sempre, insomma. Va bene. Senta, avete svolto attività per la ricerca dell'autore del reato? Successivamente la Polizia Giudiziaria e il Commissariato sicuramente, ma io in quel momento ero di volante, non facevo questo tipo di servizio. Nell'annotazione a sua firma, quindi restiamo su quello proprio che risulta dagli atti da lei compiuti, e si fa riferimento a telecamere. Che non era possibile acquisire le telecamere perché troppo distanti dal luogo dell'evento. Esatto, quindi era un'area in cui erano presenti delle telecamere o camere di videosorveglianza. Vicino a questo bar c'è una banca vicino, quindi ha delle telecamere di sorveglianza. Sicuramente, però non è possibile acquisirle perché era troppo distante
il posto dove è avvenuto il furto, dove ci ha indicato il signore che era avvenuto il furto. Ma questo lo dice perché avete proceduto a una visione di queste immagini o per una valutazione che avete fatto? No, la valutazione del momento, perché è esperienza, cioè è impossibile, la telecamera non arrivava lì in strada, perché il bar è sotto un porticato di Viale Ciamarra. Ma il motorino dove era parcheggiato vi ha indicato dove è il luogo, il sì, punto detto, esatto? Più avanti in strada. Scusi? Più avanti in strada. Sulla strada. Sulla invece strada. Il bar è, diciamo, è all'interno del porticato del marciapiede. Condominio. Ok. E su Viale Ciamarra, proprio sulla via di scorrimento, diciamo, invece non ci sono delle telecamere anche, non lo so, del servizio pubblico di trasporto piuttosto che... No, su quel tratto di strada no. No, lo esclude o no, non lo avete verificato? No, non ci sono problemi. Scusi, non ha acquisito nulla, quindi a distanza di 5 anni sicuramente non è acquisibile nulla, quindi che domande, cioè non è, mi pare, una domanda rilevante. Diamo i satelliti. Pubblico Ministero, Madonna, per favore. Ogni volta però, Presidente, no, lei però, io non posso. Ascolti, però, Pubblico Ministero, in questo modo si prolunga soltanto l'esame. No, non è che si prolunga soltanto l'esame, si offende anche la difesa. No, che si prolunga solo l'esame. Perché sono tutte domande in ampio. Allora, lasci stare che sia la Corte a decidere se sono ammissibili o non sono ammissibili, Pubblico Ministero. Lei può fare l'opposizione, ma non è che può continuamente fare opposizione su ogni domanda. Facciamo esaurire la testimonianza, laddove il testo può rispondere, laddove è palesemente inammissibile la domanda, la Corte stoppa la difesa. Prego. E soprattutto non accetto che venga ridicolizzato ogni volta il mio ruolo. Avvocato, però anche lei non la prende sul sì, personale. Sì, io sono sempre quella permalosa, sono quella suscettibile, vero Presidente? Diciamo anziché che dire agli fare altri domande di su rispetto, acquisizione... Io sono quella, devo apparare ad essere meno suscettibile. Avvocato, mi scusi, non le consento questo tono, neanche lei, come ho già richiamato il Pubblico Ministero, va bene? Lei fa la domanda su telecamere che non sono state mai acquisite a distanza di 5 anni, qual è la rilevanza di questa domanda? Io ho la legittima interesse Dopodiché... a sapere se esistono altre telecamere. Vabbè, avvocato, sono io che posso valutare, visto la marginalità dell'episodio, se abbia o meno rilevanza. Ma io non ho fatto affermare della NASA, pubblico mi ministero. Aspetto che il Presidente chieda al Pubblico Ministero di non ridicolizzarmi. Per favore, adesso la fate venire tutte e due, per cortesia, e cerchiamo di concludere. Ci sono altre domande per il test? No. Le altre parti hanno domande? Si può accomodare? Facciamo entrare l'ultimo test presente. Cerchiamo di mantenere dei toni corretti, mi rivolgo ad entrambi, a cominciare da lei Pubblico Ministero, che spesso interviene con modalità che non sono proprio gradevolissime, abbia pazienza. Se c'è un'opposizione forma la sua opposizione, senza fare commenti, evidentemente alcune erano accoglibili, alcune non erano accoglibili. Allora, prego. Aversa si chiama. Va bene, chi è il test che entra adesso? L'avvocato Mantelli. Aversa? Chi è? Aversa, venga, si accomodi, allora la testa non intende essere ripresa. Presidente, non volevo interrompere. Prego. Avvocato Mantelli in sostituzione dell'avvocato Cagliazzi. Bene, grazie. Prego. Buongiorno. Buongiorno. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia... di posizione, mi impegno a dire tutta la verità e non nascondere nulla di quanta mia conoscenza. Beh, le sue generalità. Cristina Aversa, sono sovrintendente capo della squadra mobile. Sì, nata dove e quando? Roma 24/2/72. Beh, prego la difesa. Grazie Presidente, buongiorno. Buongiorno. Senta, lei presso quale sezione della squadra mobile prestava servizio nell'anno 2019 e nell'anno 2021? Quinta sezione. Antirapina. Attualmente è sempre in servizio, sì, presso quella sezione? Senta, intanto da quanti anni svolge servizio, quindi è in forze presso la quinta sezione? Presso la squadra mobile dal 99. Dal 99. Presso la quinta sezione? 2014. 2014. Senta, in ragione del suo ufficio lei ha avuto occasione di conoscere e l'odierno imputato Raul Esteban Calderon? Sì. Sì? Sì, per varie indagini lo abbiamo arrestato.
Lo ha arrestato. Ricorda in che anno è stato arrestato? 2000... No, non lo ricordo precisamente. Allora, abbiamo un verbale di arresto del 5 giugno 2014 e nella squadra che operò appunto questo arresto, lei compare appunto tra gli agenti che hanno proceduto. Ricorda se in quell'occasione nella squadra vi fosse anche il sovrintendente capo Roberto Benedetti? Sì, facevamo parte della stessa squadra. Facevate capo della stessa parte della stessa squadra. E quindi questo il 5 giugno 2014. In quell'occasione, oltre a Calderon, ricorda chi altri venne arrestato? La signora Bussone. La signora Rina Bussone. Sì. E quella era la prima occasione in cui lei conobbe Calderon e la Bussone? Sì. Successivamente a questa attività ha svolto altre attività nei confronti o di Calderon o della Bussone? Beh, ci sono state altre indagini. Non ho partecipato sempre attivamente, ma c'ero durante l'arresto, le perquisizioni. Ecco, con riferimento alle perquisizioni, lei era presente nel corso della perquisizione che è stata effettuata il 3 luglio del 2019 in località Ardea, via Penelope 21? Sì, ero presente. Lei era presente. Sì, Benedetti era presente in quell'occasione? È documentale, però insomma, glielo chiedo se ne ha memoria. Sì, era presente. No, non era presente. Se posso vedere gli atti? Sì, non... infatti l'ho detto, è documentale, non, lo ricordava così a memoria. Quindi lei ha partecipato a quella perquisizione e ha ovviamente partecipato alla redazione del verbale che è stato contestualmente effettuato in quell'occasione. E successivamente lei ricorda, l'ho anticipato, di aver dato esecuzione a un'ordinanza di custodia? Successivamente sì. Ricorda, se lo ricorda la data, se no l'aiuto poi sempre con gli atti. Non è quella che ha detto prima, 3 luglio 2014? No. 3 luglio 2019 la perquisizione. Okay. Poi successivamente La data precisa non me la ricordo, se mi può aiutare. Ai danni della Rina Bussone, sì. 21 agosto 2019. Sì. Quindi ha dato esecuzione a un'ordinanza che era di custodia cautelare in carcere? Sì. E ricorda quando era stata emessa questa ordinanza? Dal GIP, evidentemente. Ma, avvocato, questi sono tutti dati documentali. Sì, se lo ricorda. Non ha neanche gli atti con sé, vedo l'assistente. Non so che cosa poi possa ricordare di così puntuale. Non perdiamo tempo in domande, no? Siccome sono atti che non sono stati prodotti, sì, io attraverso la domanda faccio entrare il dato all'interno. Sì, ma insomma è pacifico, si sa che era stata arrestata, se non abbiamo acquisito l'ordinanza, se Presidente, intende far valere questo dato documentale lo facciamo valere documentalmente. Il dato documentale è il 19 agosto 2019, che era l'ordinanza a carico di Bussone e Diana Fabrizio. Vabbè. Non ricordo se sia stata depositata l'informativa della dottoressa che avevamo prestato il consenso. Comunque, vabbè, il dato era questo. Il dato era questo. Senta, invece, in occasione dell'arresto di Calderon per l'odierno procedimento che è stato eseguito in realtà sotto forma di fermo di indiziato di delitto, lei ricorda di averlo, tanto lei era nella squadra che ha eseguito questo fermo? No. No. E non ero proprio in quella sezione, appartengo a un'altra sezione. A un'altra sezione, esatto. E era in servizio quando Calderon è stato portato da quest'altra sezione presso gli uffici della squadra mobile? Guardi, sì, ero in servizio, ma calcoli che la mia sezione ha un'ubicazione diversa confronto a tutto il resto dell'ufficio, quindi sì. L'ho saputo perché ero in ufficio, ero presente. E ricorda se nel corso di quella giornata ha avuto modo di vederlo fisicamente, Calderon, presente? No. Non se lo ricorda? No, non l'ho visto. Ah, no, non l'ha visto. Cioè esclude averlo visto in quel momento? Sì. E quindi non sa neanche dove si trovasse? Beh, immagino presso l'omicidi. Però guardi, immagino se ha dati di conoscenza diretti. No, non lo so, ma non... O indiretti, ma precisi, ce li riferisce. Non introduciamo elementi.
Lei l'ha visto? Sa dove è stato portato? No, no. L'ho visto. Allora non può dire immagino, lei è una tessera, lo sa meglio di me. Sento, un'ultima domanda. Quindi primo arresto 2014, secondo arresto 2018 e poi abbiamo detto nel 2019 ha eseguito la perquisizione a carico di Bussone e in realtà anche di Calderon perché era a carico di entrambi. E nel 2019 quando lei ha quindi eseguito questa perquisizione, che è l'atto più recente diciamo da lei svolto, ricordava i due soggetti? Sì. Cioè aveva chiara la loro conoscenza? Sì, certo, sì. La ringrazio. Domande? Grazie, si può terminare. Ci sono altri testi per oggi? No. Noi avevamo citato. Grazie, arrivederci. Allora, Presidente, noi avremmo citato anche Giulio Cantiani, che era già assente alla scorsa udienza e ha ricevuto e ha ritirato correttamente la raccomandata. Ci aiuta un attimo, ci dice sempre il numero della sua lista così la seguiamo meglio. No, ma stavamo valutando che... Rinuncia a questo test? No, se... Cioè l'alternativa sarebbe disporre un accompagnamento coattivo per due domande che insomma vabbè. Possiamo evitare di... Vabbè, cioè rinuncia quindi al test Giulio Cantiani che mi... Era il numero 48. 48, aspetta un attimo. Ah sì, ok. Va bene, quindi ci denuncia il test Giulio Cantani di cui è il numero 48 della lista della difesa e le altre parti non lo osservano, il test viene revocato. Poi avete citato anche un altro test? No. No, questi avevamo noi in carico. Allora, visto che per oggi abbiamo finito l'attività d'udienza, allora noi abbiamo calendarizzato un'udienza per il 21 di maggio,
Allora, la Corte quindi scioglierà la riserva sulle richieste che sono state svolte per l'attività di integrazione istruttoria con ordinanza fuori udienza nel giro di breve e quindi in quella, nell'ordinanza disporremo anche per le citazioni dei testi. Evidentemente se verrà accolta la richiesta del Pubblico Ministero verterà sull'attività integrativa di indagine, quindi sui testi Intrecciaragli, Signoretti e Ferrara. Questi erano i testi che sono stati chiesti in integrazione al Pubblico Ministero. Per l'eventuale... Anche Capogna, anche i collaboratori di giustizia che però... Però nella stessa udienza... Sì, no, no, hanno, che... quelli poi sono più complessi. Sto dicendo... quindi innanzitutto, qualora dovesse essere accolta la richiesta per la giornata del 21, siccome ci hanno fissato ben due prime comparizioni... e quindi lo fissiamo per le ore 11, ok? Perché non riusciamo a cominciare alle 9.30. E poi quali sono il 21 di maggio? No, però dico i testi eventualmente che potrebbero essere, qualora ammessi, validamente scussi nell'orario della giornata di udienza, perché voi avete chiesto tre testi più, va bene, i Capogna. Quindi chi sentiamo? Allora, per Intrecciaragli in parte sulla modalità per cui ha ritenuto di identificare alcune utenze grittate in capo a Tizio, a Caio, c'è l'acquisizione di un verbale e quindi su quello mi aspetto che non vengano insomma fatte ulteriormente domande, salvo eventuale precisazione sul tema. Quindi chi eventualmente potrebbe essere utilmente sentito? Allora, Presidente, l'idea era di sentire Ferrara e Signoretti, nel senso sono i redattori della, diciamo, della nota complessiva dell'attività. Sì. Intrecciaragli questa è come terza persona, nel senso che può entrare nel dettaglio sia su... le nuove chat, sia su alcune attività di, ovviamente, di correlazione tra queste emergenze e non solo identificazioni, ma sono, diciamo, contenutistiche, non, diciamo, di carattere generale. Quindi il tema delle modalità di acquisizione come procedura lo consideriamo come acquisito, salvo poi ogni considerazione, quindi non sarà oggetto di domande da parte di questo ufficio. Sarà oggetto di domande da questo ufficio con questa scadenza, diciamo, con questa scaletta. Sì, con una scadenza. Sequenza. Sequenza, ecco, con questa cadenza-sequenza, Dario Ferrara, Signoretti e Intrecciaragli. Questo è il. Okay. Però diciamo vorrei l'idea. Capire utilmente, fissando la nostra udienza alle 11, quale attività in concreto può essere esperita. È inutile che chiamiamo tre persone. Credo solo Ferrara. Diciamo, se iniziamo alle 11. Abbiamo due prime comparizioni. Ma io non ho che sto dicendo. Io direi solo Ferrara, è inutile chiamare. Sentiamo anche la difesa su questo, così facciamo. Allora, eventualmente, se del caso venisse accolta la richiesta, sarà citato il test Ferrara. Questo mi rivolgo anche al difensore, perché il difensore anche deve ovviamente poi procedere al controesame. Quindi sull'attività, diciamo, Ferrara è stato già acquisito i relativi verbali, quindi non sarà sentito sulle modalità di acquisizione delle chat. Siamo d'accordo? Su questo? Ok, va bene. Allora, va bene, quindi rimane il rinvio al 21, ripristino delle modalità del videocollegamento da remoto per l'imputato e la Corte scioglierà la riserva con ordinanza che depositerà fuori udienza. L'udienza è tolta. Grazie, signor Presidente. Un attimo che chiamiamo, non scollegate, grazie.